Presidente, colleghi senatori, nei giorni scorsi Parma, la mia città di provenienza, è stata oggetto di atti che penso meritino... Collega, un attimo solo. Siccome obiettivamente ci può essere chi non è interessato agli interventi di fine seduta, limito ad uscire senza particolare disturbo dall'aula. Chi rimane in aula è pregato di ascoltare gli interventi. Questo su Parma lo vogliamo sentire. Prego, collega, le ridò il tempo dall'inizio. Nei giorni scorsi Parma, la mia città di provenienza, è stato oggetto di atti che penso meritino la giusta attenzione da parte delle istituzioni e di quest'Aula. I muri di uno degli edifici che ospitano l'università, plance pubblicitarie e facciate di edifici privati sono stati malamente imbrattati da scritte con insulti rivolti alle forze dell'ordine, definite spregevolmente sbirri, e nei confronti di Salvini e Di Maio, i nostri vice premier, e del senatore Pillon, dichiarando nei loro confronti sentimenti di odio. Da Parma spostiamoci a Roma, dove in questa stessa aula, alcuni giorni fa, un senatore dell'opposizione è intervenuto definendo come atti lesivi della libertà di manifestare e di opinione i necessari controlli da parte delle forze dell'ordine attuati nei confronti dei manifestanti giunti a Roma sabato 10 novembre e nei confronti di una donna che, sorpresa ad insultare pubblicamente il vice premier Salvini, è stata condotta in questura per essersi rifiutata di esibire i documenti a lei richiesti. Controlli che, per una certa parte dell'opposizione, sono stati infine spunto per un'interrogazione al Ministero dell'Interno, sollecitato a far chiarezza su quelli che io invece definirei semplicemente azioni di prevenzione delle forze dell'ordine per garantire sicurezza nello svolgimento della manifestazione. Ecco, a fronte di quanto riportato, mi pare che la tanto invocata libertà di pensiero e di manifestare sia intesa a senso unico e che chi non si adegua ad un pensiero buonista, permissivo e lassista sia automaticamente bollato in modo negativo e definito fascista, xenofobo, razzista e fomentatore di odio. Mi sento per questo di condannare le incresciose scritte sui muri di Parma, frutto di un indirizzo di pensiero che porta a vedere chi vuole riportare un po' di ordine e dignità in questo nostro paese in modo negativo e dall'altra invece come vittime chi in realtà sta fomentando odio contro le istituzioni e le forze dell'ordine. E il fatto che la manifestazione sopracitata sia stata definita dalla stessa parte politica intervenuta in quest'Aula antirazzista e contro le nuove norme sull'immigrazione la dice lunga. Sinceramente, da parte di chi in quest'Aula ha invocato la libertà di manifestare di pensiero in nome della nostra democrazia, vorrei sentire quindi parole di ferma condanna nei confronti di questi gesti che si stanno sempre più ripetendo non solo a Parma ma in molte altre nostre città, come a Monza, dove abbiamo letto che uccidere Salvini non è reato con due T. Purtroppo è scoraggiante constatare che chi porta avanti il pensiero buonista, permissivo e lassista tende a difendere solo i propri diritti, invocando la Costituzione e condannando proprio chi questa Costituzione l'ha difesa, la sta difendendo e le sta ridando il giusto onore. Grazie Presidente.